Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati nel mio canale. Oggi vi porto un altro video di un taglio, e nello specifico andiamo a vedere un taglio che mi avete chiesto veramente in tantissimi. Andiamo a fare un taglio con una sfumatura medio-corta, e senza andare a pelle, perciò non sarà uno skin fade, sarà un mid fade, utilizzando solamente la macchinetta. E poi da sopra andrò a tagliare i capelli con le forbici, vi faccio vedere le tecniche che uso con un taglio già impostato. Se tu fossi nuovo qui, mi presento. Il mio nome è Billy e faccio video per quanto riguarda il mondo della barberia. Perciò, se sei interessato ad approfondire questo meraviglioso mestiere oppure ad imparare qualcosina dal sottoscritto, ti consiglio di iscriverti al canale, di attivare la campanellina così che non ti perderai nessun video che caricherò prossimamente. E in più, ragazzi, venite a seguirmi nel mio profilo Instagram. Taggatemi nelle vostre storie, taggatemi nei vostri post, verrò a vedere tutti i progressi che state facendo. In più, ragazzi, l'unione fa la forza, perciò ci uniamo e cerchiamo di salire tutti quanti insieme di livello. Boh, bando alle ciance, come sempre. Passiamo alla parte importante, il nostro video. Boom! Ed eccoci qua. Allora, adesso ve lo faccio vedere. Questo è il mio prima. Il taglio sarà, come vi ho detto prima, sarà molto corto, però non andiamo a pelle. E questo qualche cliente me lo richiede perché non si trova comodo ad andare a pelle. Perciò vado a impostare il taglio con la parte più bassa, utilizzando solamente la macchinetta con la leva aperta. Comunque iniziamo utilizzando la mia guardia numero 3, e questo fa sì che vada ad accorciarmi i capelli per poter andare a fare la sfumatura senza avere troppi capelli che ingombrano la macchinetta. Adesso è il momento di andare a fare la mia sfumatura, perciò con la macchinetta, con la leva completamente aperta, senza nessuna guardia inserita, che sarà la mia lunghezza minima questa qua, dato che non andremo a fare una skin fade, partendo dalla zona occipitale, cioè dove curva il capello, da lì vado a fare una linea completamente dritta, dato che sarà una mid fade, una sfumatura media altezza. E da lì in sotto mi tolgo tutti i capelli cercando di pulire completamente la zona senza dover poi a fine taglio andare a ripulire perdendo un po' di tempo. Questo ci fa guadagnare tanto tempo. Perciò vado a cercare di pulire completamente tutti i capelli che ci sono là sotto. Adesso è il momento di creare la mia prima linea guida, perciò inserisco la mia guardia da 3 mm, la numero 1, e vado a creare una linea guida di circa un centimetro, un centimetro e mezzo di altezza. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto, è il momento di mettere un bel like a questo video e venite a dirmi cosa ne pensate scrivendomi un bel commento. In più, ragazzi, per chi non lo facesse ancora, seguitemi la mia pagina, seguite la pagina, attivate la campanellina così che non vi perderete nessun video che farò prossimamente. E se avete bisogno di qualsiasi attrezzatura che utilizzo per fare questo taglio, ho lasciato il link nella zona della descrizione del video. Perciò, se siete interessati, andate a cliccarci sopra. Boom! Dopo che ho creato la mia prima linea guida, è il momento di andare a dissolvere, a creare la dissolvenza. Perciò inserisco la mia guardia da 1,5 mm, quella da 0,5, la mezzo. E partendo con la levetta completamente aperta, vado a sfumare verso il basso. Perciò parto con la leva completamente aperta e parto quasi da dove finisce la mia linea guida che mi sono creato, per andare poi, vedete, a chiudere un pochettino la leva e a scendere un po', per poi infine a chiudere completamente la leva e andare a cancellare la linea che si forma tra
tra la linea guida che ho creato e la parte sotto che avevo fatto con la macchinetta con la leva completamente aperta. Cosa molto importante per questa fase è di non utilizzare completamente tutta la lama, ma utilizzare solamente i primi tre dentini o la punta della lama per non andare a creare altre linee. In questa fase dobbiamo cancellare, perciò non essere troppo pesanti con la mano e cercare di cancellare. Adesso è il momento di andare a crearmi la mia seconda linea guida, perciò inserisco la mia guardia da 6 mm, la numero 2, e vado ad un'altezza di circa un centimetro e mezzo, quasi a sfiorare i capelli verso l'alto, verso sopra, e con la leva completamente chiusa sempre. E questa sarà la mia guardia finale che utilizzo per questa sfumatura. Dopodiché, vedete, vado a creare dissolvenza utilizzando la mia guardia 1,5, quella da 4,5 mm, e vado a creare dissolvenza. La leva completamente chiusa. In questa fase non apro, non chiudo la leva, la lascio completamente chiusa perché la 1,5 va a legare bene con la 2 solamente rimanendo con la leva chiusa. Dopodiché vado a cercare di cancellare, vedete che si riforma una linea da sotto, quella lì vado a cancellarla utilizzando la mia guardia da 3 mm, vedete 3 mm, apro, chiudo, faccio il gioco di levetta per poter andare a cancellare quella linea che si forma, che rimane troppo pesante, e lì la alleggerisco con la mia guardia da 3 mm. Ora, per andare a finire la sfumatura, vado ad alleggerire i capelli che si formano tra la sfumatura e i capelli da sopra. Perciò utilizzo questa tecnica che sarebbe macchinetta su pettine, e vado a tenere il pettine a 45 gradi con la macchinetta con la leva aperta, andando leggermente vado a togliere tutti i capelli che rimangono in eccesso. Questa tecnica è molto efficace per farvi anche risparmiare molto tempo, che sennò dovremmo continuare a mettere tipo altre guardie per andare sempre un po' più in alto. Invece con questa tecnica andiamo direttamente a togliere i capelli, e poi utilizzo anche la tecnica con pettine forbice, con la forbice dentata, per andare ad alleggerire ulteriormente. Qui utilizzo ancora la mia guardia da 1,5, quella da 4,5 mm, perché vedo ancora che è rimasto un pelo scuro la parte finale della sfumatura. Perciò utilizzo la mia guardia da 1,5 e poi utilizzo di nuovo la tecnica delle forbici su pettine forbici con la forbice dentata, vedete, e vado ad alleggerire ulteriormente la parte finale della sfumatura. Adesso la mia sfumatura è finita, è il momento di andare a tagliare i capelli da sopra, perciò utilizzo il mio spruzzino o il mio vaporizzatore per andare a bagnare tutti i capelli e poi li pettino tutti verso davanti. Adesso chiedo al mio cliente di quanto vuole andare ad accorciarli, perciò alzo la mia ciocca che sarà la mia ciocca guida. Lui mi dice che vuole tagliarli di un centimetro, e da lì toglio un centimetro, e questa sarà la mia ciocca guida che seguirò anche nella parte laterale.
però nella parte laterale del capello vado leggermente un po' più in diagonale, perché questo taglio poi si gonfia tantissimo, perché lui ha capelli molto mossi e si gonfiano tanto. Perciò nella parte laterale vado un po' in diagonale, vedete? Ok, da qua faccio vedere, vado un po' in diagonale. Ok, adesso mi sono creato la mia ciocca guida e ripartendo dalla parte centrale vado a pettinare i capelli verso l'indietro e utilizzando la mia ciocca guida vado a creare delle sezioni orizzontali, tagliando quelle sezioni orizzontali facendo sì che la parte frontale rimanga più lunga della parte posteriore, perché seguendo la ciocca guida pettiniamo all'indietro e tagliamo, da lì un centimetro va a trasformarsi in un centimetro e mezzo. Pettino in avanti e vado a fare la stessa identica cosa nella parte laterale, prima a destra e poi a sinistra. Vedete, c'ho sempre la mia ciocca guida che mi fa vedere fino a dove devo tagliare. Lo so che non è molto semplice da spiegare, ma prossimamente vi farò proprio un video dedicato al taglio dei capelli da sopra. Dopo che ho finito di farmi le mie sezioni orizzontali, è il momento di fare il cross checking, facendo delle sezioni in verticale per andare a vedere che i capelli siano tutti della stessa lunghezza. Vado a fare delle sezioni in verticale, alzo e taglio le parti dove rimangono in eccesso i capelli, dove magari sono andato un pelo un po' più lungo da una parte, un pelo un po' più corto. Facendo il cross checking vado a pareggiare tutto quanto. Adesso che ho finito di farmi tutta la parte da sopra, utilizzando sempre pettine e forbici, vado a cercare di alleggerire ancora di più la parte laterale. Questo perché lui ha i capelli veramente tanto mossi e nel giro di una settimana si formerebbero veramente, sarebbero diventati troppo pesanti nei lati, e questo noi vogliamo evitarlo facendo sì che il taglio gli duri un pelo di più. Dopo che li ho tagliati anche lateralmente, è il momento di andare a fare lo styling finale. Ho messo un po' di prodotto da sopra per andare a valorizzare un po' più i suoi capelli mossi e utilizzando il diffusore, senza andare a toccarli troppo i capelli, vado a cercare di creargli un po' di volume. Ok, la mia parte superiore è finita. Adesso per completare il taglio utilizzo il mio trimmer per andare a delineare tutti i bordi, e questo farà sì che i dettagli del taglio verranno molto più evidenziati. Perciò ricordatevi di farlo sempre, delineate tutti i bordi, e andiamo a fare anche il line up frontale, e poi utilizzo anche il mio rasoio a mano libera per andare a evidenziare ancora di più questi bordi che ho dettagliato.
così che ragazzi il taglio assumerà un livello superiore. Adesso abbiamo finito il nostro taglio. Ve lo ricordavate, vero, com'era prima? Aveva veramente bisogno di un bel taglio. E questo è il dopo, boom! Wow ragazzi, bello sfumato, bella la sfumatura così senza andare a pelle. E da sopra belli leggeri, abbiamo alleggerito molto il suo mosso. Bomba ragazzi! Ditemi cosa ne pensate nei commenti, ricordatevi di mettere un bel like, iscrivetevi alla pagina, attivate la campanellina. E con questo ho chiuso, ci vediamo al prossimo video. Peace!